È una scuola a mozzichi e bocconi, quella in tempo di Covid. Mentre i contagi tornano a salire in tutta Europa, anche in Abruzzo si teme la seconda ondata del virus. A Silvi, dove attualmente vi sono 11 casi accertati, una classe e relativi docenti della scuola media Bindi sono ora in isolamento a seguito della positività, comunicata ieri dalla ASL, di un tredicenne. Il ragazzino sarebbe stato contagiato dalla madre, che una volta scoperto di avere il virus ha immediatamente lasciato il figlio a casa, prima ancora di sottoporlo a tampone. Il gesto di responsabilità avrebbe così impedito che il virus dilagasse nella scuola e l'isolamento della classe, spiega il sindaco Scordella, è solo in via precauzionale. Ovviamente solo in maniera precauzionale sta disposta questa quarantena per un'intera classe, però voglio rassicurare che diciamo, il ragazzo già era diversi giorni che non veniva più a scuola, dunque siamo diciamo, fiduciosi che non. Non si sia manifestato questo contagio e l'operato sia dell'amministrazione comunale che della dirigente scolastica è stata tempestiva. Preoccupazione anche al Liceo Marconi di Pescara, dove il caso sospetto è di una studentessa ha fatto scattare la quarantena precauzionale di 15 giorni per classe insegnanti. La ragazza, a scuola fino a due giorni fa, effettuerà il tampone il 6 ottobre. Stessa situazione in una materna privata del capoluogo Adriatico, dove è risultato positivo un bimbo di 4 anni, e a Scafa, dove è stato contagiato un bambino di seconda elementare. Isolamento quindi per classe, insegnanti, autisti e assistenti di scuola bus. In periodo di emergenza sanitaria è indispensabile predisporre la quarantena anche per casi solamente sospetti, così da impedire l'effetto domino del virus. Il Covid però rischia così di compromettere anche quest'anno scolastico e l'istruzione degli studenti, che potrebbero essere costretti a continui stop della didattica.